E benvenuti in questo video di Xe, questo è un altro video su GTA. Oggi qui con voi volevo provare la nuova carabina d'ordinanza, mi sembra che si chiama, insomma il nuovo fucile d'assalto. Questo intanto ci permette di dire che è un gameplay preregistrato, non lo sto giocando in questo momento. Allora, intanto vi faccio sentire il suono dell'arma, che secondo me è tra le cose più belle dell'arma. Sentite? Ecco, anzi, questo no. Ecco, questa è la prima persona dell'arma. È veramente molto molto bello. Sentite il suono? Ovviamente non è questa la cadenza dell'arma, qua sto premendo appunto il grilletto io in modo lento, una volta di nuovo continuo. E come vedete a 30 colpi l'arma, questo è l'aspetto della, diciamo, nella ruota delle armi. E questa è la versione originale ovviamente. Vediamo. Ah, ecco questo, vabbè, qua ho mirato appunto un nemico. E questo è il danno che fa a uno con gli HP pieni. E questo ovviamente sono io che vengo ucciso. Che ovviamente io ho la vita massima perché sono a rango 800. Invece questo è il danno che fa uno di rango 5 che appunto ho ucciso. Cioè, ovvio, cioè diciamo potrebbe sembrare che ha fatto molto danno, però comunque è di rango 5, quindi non ha gli HP pieni come uno di rango 100. Ecco, questa è la velocità della carabina d'ordinanza appunto, che diciamo è come tutti, diciamo è molto simile ad altri. Proprio qua chiudo uno sportello della macchina per provare, diciamo, se era già, se era buggata, insomma, l'arma. Ecco, qua sto vedendo le differenze fra i danni e le cadenze di fuoco delle armi, e ho notato che appunto aveva più danno ad esempio della carabina speciale, quindi diciamo per danno, però una cadenza un po' leggermente più bassa, quindi diciamo che è un'arma che sicuramente fa più danno ma un po' più lenta. E niente, poi qua è terminata la partita. Vabbè, ragazzi, questo breve video per farvi vedere quest'arma, questa nuova arma che uscirà presto su GTA. E quindi, casomai, vi lascio l'attività in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.